A nome della Fondazione Memoria della Deportazione. Gianfranco carissimo, è il momento del definitivo distacco. Scusate, emozione. Gianfranco carissimo, è il momento del definitivo distacco e noi dovremo pensare al futuro senza la tua preziosa presenza, senza i tuoi consigli, senza la tua guida, ma tu ci mancherai sempre, perché per noi tu eri il Planet, tu eri la Fondazione, tu eri il nostro maestro di vita. Sei stato un protagonista della Resistenza, un simbolo dell'antifascismo, un esempio di grande rigore morale. Mi piace riportare qui le parole che Aldo Ravelli ti dedicò nel corso di un'intervista. Aldo Ravelli disse: è la persona più onesta che io abbia conosciuto. Onesto, Gianfranco, un aggettivo di immenso valore che ti ha sempre contraddistinto. Hai dedicato gli ultimi anni della tua vita alla Costituzione e alla crescita della nostra Fondazione, che si è fatta interprete della speranza che avevate tu ed Aldo Ravelli quando eravate prigionieri nel campo di Gusen. Un giorno avreste dato vita ad una istituzione capace di conservare e ad un tempo valorizzare la memoria della deportazione, della resistenza e dell'antifascismo e di farne conoscenza per tutti. Questo hai voluto, Gianfranco, con tutte le tue forze e questo hai saputo realizzare. Gianfranco, quando incontravi tanti giovani ai quali parlando di deportazione trasmettevi le tue memorie e non dimenticavi mai di raccomandare loro di essere sempre vigili ed attenti, perché, come diceva Primo Levi, ciò che è accaduto può di nuovo succedere, perché ciò che accadde fu opera di uomini come noi. Io con commozione ti ascoltavo raccontare, con la voce del sopravvissuto, i terribili episodi che ti erano accaduti durante il periodo dell'internamento nei campi. Con commozione, sì, perché in quei momenti pensavo che forse analoghi episodi potevano essere accaduti anche a mio papà, che dai campi non è tornato e che quindi nulla mi ha potuto raccontare. Tu, che a 24 anni avevi già visto tutto l'orrore del mondo, anelavi a costruire una società umana aperta alla luce della pace, della solidarietà, della giustizia, della convivenza fraterna fra tutti i popoli, così come fu scritto nel giuramento di Mauthausen il 16 maggio 1945. Ed hai speso tante delle tue forze per realizzare questo tuo sogno, impegnandoti molto anche nella società civile. A noi ora il dovere di fare delle tue parole una lezione per tutti, soprattutto per i giovani, guardando sempre avanti come tu ci hai insegnato a fare. Ciao Gianfranco, un ultimo abbraccio affettuoso.